Disclaimer: il mazzo contenuto in questo video potrebbe essere ininteressante, incompleto o persino fatto male o for fun. Se non siete interessati, ci sono molti altri video che meritano la vostra attenzione in questo canale. Se invece lo siete, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Lasciatemi prendere la side delle carte che ho utilizzato oggi. Carte che dovevo mettere nel mazzo perché non ne aveva abbastanza Genu, non aveva triple impermanence. E quindi oggi, local report del torneo che ho fatto ieri al Faro Ludico. Parliamo di un classico torneo local. E come al solito, come ogni settimana, io non gioco mai in mazzi decenti perché faccio votare a voi il mazzo che devo giocare. E dopo la scorsa settimana che ha vinto 40 carte monocopia, questa settimana ha vinto questo mazzo che vedete qua. Erano tutti mazzi non miei questi, come potete leggere dal messaggio. C'erano i due mazzi di Daniele che ho ancora io da mesi, in realtà da un mese. Qua dentro ci stanno Necrots e... Traptrix, tutti gli altri erano di Genu. E c'è da dire che io a sto giro tifavo, letteralmente tifavo, per far vincere Treni OTK. Alla fine Megadeth e Treni OTK sono arrivati più o meno allo stesso punto. Ha vinto però Treni OTK. Finalmente un mazzo che volevo che vincesse, a parte quando vinse Trickstar, perché io sempre tifo per Trickstar, ma vabbè. E quindi di conseguenza local report di questo Treni OTK. Come avete visto l'avviso all'inizio del video, Geno vi ha detto che il mazzo non è completo, quindi di conseguenza mancavano degli orari urgente, mancava un po' di roba in realtà. Però comunque era un mazzo figo, sai come era. Cali 4000 di attacco, che diventa un 6000 e attacca tutti i mostri. Fortissimo, spettacolare. Eravamo 12 e quindi di conseguenza avevo 4 turni a disposizione. Sono arrivato in tempo, pensavo di dover saltare il primo turno e entrare nel 30 secondo. Perché? Perché devo tagliare i capelli, ragazzi, lo notate, cioè la barba è fatta, i capelli pure, quindi di conseguenza fate 2 più 2. In ogni caso, arrivo fortunatamente in tempo e quindi di conseguenza arrivo in tempo per cominciare questo bellissimo torneo. Primo turno vado contro Vito Lo Monaco, che giocava il suo mazzo, cioè lui adora i mazzi 60 carte, adora l'engine Dark Warrior, quindi ha deciso di fare un Infernity Dark Warrior che se va bene ti fa effetti K, se va male ti fa setto passo. Vabbè, in sostanza è un mazzo da 60 carte che può fare qualsiasi cosa, letteralmente. Può sia concludere con un FTK che concludere con un setto passo. Vinco l'impermanence. Impermanence, scuro la doppia impermanence. Gli faccio fare 2 turni di setto passo, perché primo turno impermanence su connector. Setto passo, era colle della carta settata, niente di che. Io non gli combino molto, gli faccio giusto 2000 di Gustav Max, però poi non gli riesco a fare nient'altro. Impermanence sui sold, passo e vabbè, e vado così a vincere. Poi avevo anche delle altre interruzioni, però vabbè, lasciamo stare. Quindi finisce così, seconda partita, sculo di nuovo impermanence sui sold, parte l'impermanence secchissima e là dice vabbè, hai vinto tu. E quindi di conseguenza Impermanence Turbo vince il primo turno del torneo. Poi abbiamo fatto delle prove e lui mi ha fatto FTK, quindi non ho sculato Impermanence. Anzi, una volta l'ho sculato Impermanence, mi ha chiamato, mi ha messo proibizione e mi ha detto Impermanence. Sono rimasto del tipo per fuori dal torneo sta cosa, quindi GG. In ogni caso, vinco così il primo turno, praticamente scurando in permanenza, io dico wow, ho vinto con Treni OTK incompleto, fantastico. Secondo turno vado contro Beppe. Beppe, quindi Hakai. Hakai me lo mette nel culo, allora, non a me, a Treni lo mette nel culo fortissimo, perché il massimo che puoi fare andando primo è Super Dora, che gli stacchi un materiale e
diventa indistruttibile. Il problema è che Akai non distrugge, ti ruba le cose, quindi di conseguenza la prima partita la vince lui, anche perché mi nega un macello di roba. La seconda partita è in vantaggio grazie a Gustav Max che fa 2000 e finisce il tempo, anche perché dovevo perdere tempo a leggere le cose, io non sapevo niente, l'ho preso in mano in quel momento per la prima volta il mazzo, non ho manco avuto tempo di testarlo. E quindi di conseguenza pareggio contro Beppe al tempo, non potevo fare niente, quindi di conseguenza una vittoria, un pareggio, devo dire, per un mazzo che ho visto per la prima volta in quel momento, mi piaceva come cosa. Poi tra l'altro stavo incominciando a capire le giocate, bene o male, quindi di conseguenza diciamo che me la riuscivo a cavare. Terzo turno vado contro ovviamente chi ha creato il mazzo. Vado contro Genu che giocava Invoked Mech Shadow. Vabbè, insomma, quella minestra lì. Invoked Mech Doll, che ovviamente è molto più forte di questo mazzo. E ovviamente, diciamo che Shadow è un matchup pessimo per questo mazzo. Diciamo che è leggermente sotto come difficoltà rispetto ad Akai. Perché Akai è, penso sia tipo il peggior matchup possibile contro questo mazzo, per questo mazzo. Invoked Mech Doll è un pochino sotto, ma rimane comunque difficilissimo. Fatto sta che però la prima la vinco io. La prima la vinco io perché riesco a fare l'OTK. Genu dice: non posso fare un cazzo, mi sa che la vinci tu. Ed è così, vinco la prima. La seconda mi annienta completamente. La terza finisce al tempo. Come finisce al tempo, però? Finisce che io non avevo tempo matematico per entrare in battle, attivare l'effetto di Liebe, entrare in battle e picchiarlo. Quindi finisce che lui è in vantaggio di life points e vince così. Tra l'altro io ero convinto che l'effetto di Liebe si potesse attivare in battle, cosa che non è possibile. Infatti ho dichiarato battle e poi attivato l'effetto. Ma se avessi attivato l'effetto prima di entrare in battle, comunque non l'avrei fatto in tempo, perché lui poteva tranquillamente fare catena, effetto del Mech Knight che aveva per spostarlo, semplicemente prendere quei secondi che gli servivano per non perdere in battle. Perché se avessi attivato l'effetto di Liebe e poi fossi entrato in battle, avrei vinto e sarei andato 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Sto 1-1-1, dico vabbè dai, torniamo sulla terra, potevo paradossalmente arrivare primo con una roba del genere, però torniamo sulla terra. Vado contro Shadow. Cioè, praticamente mi sono ritrovato a giocare treni in un momento un po' infelice per giocarlo, perché praticamente tutto il local è composto da Shadow, che è tipo uno dei matchup peggiori, e se non ti ritrovi Shadow contro, ti ritrovi o FTK o Akai, e quindi... E vabbè, quindi mi ritrovo contro Roberto Lovecchio, altro membro del team Wombo Combo. Mi sono ritrovato contro 3 membri del team Wombo Combo, uno dopo l'altro: Beppe, Genu e Roberto Lovecchio. Va bene, vabbè, inutile dire che anche Roberto giocava Mech Invoked Doll, e quindi di conseguenza 2-0, secchissimo, proprio tutto nei denti. Questo 2-0 mi conclude praticamente, perdo dado, mi conclude tutti e due i turni con Avramax più tutte e due le partite con Avramax più Winda. Io provo ad outarli Winda, mi fa un'altra Winda su Winda, io gli auto di nuovo Winda con Permanence e Calice Proibito. Fatto sta che con Avramax sul terreno non potevo dire nulla, non potevo dire nulla, zero proprio, e quindi di conseguenza non avevo out. Pazienza, perdo 2-0 miserabilmente, e quindi di conseguenza finisce così questo local. Gioco giocando treni OTK, faccio 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Devo dire che però nonostante tutto mi sono divertito, mazzo molto simpatico. Devo dire che è interessante il mazzo, è pure divertente giocarlo, il problema è che subisce troppo il matchup con Akai, che... ovviamente Beppe gioca Akai, quindi di conseguenza molto probabile trovarselo contro. Subisce molto il matchup contro Akai, subisce tantissimo il matchup contro Shadow, quindi diventa un po' difficile giocarlo in questo periodo storico esattamente. In ogni caso, mi è piaciuta come prova, devo essere sincero, un ottimo mazzo, divertente, un for fun veramente veramente bello. Poi il fatto di vedere i mostri che hanno... tutti sempre un botto di attacco ti fa dire
Oh sì, sono felice di aver evocato queste cose. In ogni caso, ragazzi, vi ricordo, passate qua sotto per iscrivervi al canale, entrate sul nostro gruppo Telegram, c'è il link in descrizione, sul nostro profilo Camarket e sul nostro profilo Instagram. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Mi raccomando, sul nostro gruppo Telegram potete votare ogni settimana il mazzo che io devo giocare al local. Noi ci vediamo, come già detto, domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi! Ah, e ditemi tra l'altro, se volete, vi avrò messo il sondaggio tipo 10 minuti fa, all'incirca. Ditemi se volete la profile fatta da Genu di questo mazzo. È simpatico. Mancano delle money card, però è simpatico. Ve lo assicuro.